Quante volte guardando uno spot pubblicitario vi siete chiesti: ma come vi viene in mente? Ma chi si cela dietro il mondo della pubblicità? I creativi. Marcia, Allora, è arrivato il brief dal cliente. Ci abbiamo da fare le mucche, quella delle mucche del budino. Che schifo. No, che schifo, dai, va fatta. Allora, budino, allora, abbiamo il budino al latte. Un po' latte e un po' cioccolato, giusto? Ti ripensavo la mucca? La mucca, sì. Okay. La mucca che fa il latte. Budino della mucca, quindi. Budino della mucca. Loro vogliono tipo il jingle, una cosa per i giovani. Potremmo azzardare un pezzo rap. Cioè, chi lo fai cantare? Un rap per bambini. Lo fai cantare ai bambini? Sì, prendete i cartoni animati che hanno il rap dei bambini. Tipo, la scuola non ci piace. Ok. Però deve essere incentrato sul budino, quindi. Allora, le mucche, si sa, le mucche. Ah, la mucca con le macchie. Perché le macchie? Tu hai detto che il budino è cioccolato e latte. Ma non so se sono proprio macchie definite. Allora, focalizziamoci sulla mucca. Okay, la mucca, budino, mucca. No. Perché vuol dire? Non ha senso, aspetta. Ah, le mucche. Intanto che fanno le mucche? Le mucche fanno mu. Se il budino deve essere una mucca, il budino deve fare mu. Ok. Tipo le mucche fanno mu. Le mucche fanno mu. Però quella del budino è diversa. È diversa. Perché sei un genio. Esatto, quindi possiamo dire tu, le mucche fanno mu. Fa una, fa. Che ne so. Mumu. Dai, che cagata. Che cagata, è geniale. È diverso. È come il ragazzo con i capelli verdi. Vabbè, poi diciamo sto. Cioè, non ha alcun senso, però le mucche fanno mu. Una fa bumu. Mumu. Mucca con le macchie. Mucca al latte. No, aspetta. Allora, mucche mu. Ok. Se non descrivi il prodotto, non funziona. Mucca cioccolato. No, perché mucca è il budino? La budino. Deve essere il budino. Vabbè, buttiamoci che c'ha ste macchie. Budino al latte, col cioccolato di con le macchie al cioccolato. Budino al latte, con le macchie al cioccolato. Con le macchie. Con le macchie, infatti. E poi, tipo, devi piacere ai ragazzini. Deve essere, tipo, buonissimo. Budino al latte, con le macchie. Super muccoso. Ma che c'è la costa mucca? Deve essere super cremoso. Che ne so, un budino. Super cremoso. Però il budino, poi, tra l'altro, non è cremoso. Perché il budino è. Però vabbè. Non è una crema, infatti. No, vabbè, ma loro hanno detto che andava bene così. Vabbè, cremoso. Super cremoso. La cioccolata è cremosa. Super goloso. Super goloso. Ma che gusto. Allora, cioccolato e latte. Cioccolato e latte. Però, sì, cazzi. Vaniglia. Vaffanculo. Budino ciocco vaniglia. Allora, cominciamo. Le mucche fanno mu. Budino al latte con le macchie, super cremoso, super goloso. Vaniglia, ciocco. Vaniglia, cioccolato. Ciocco, vaniglia. Ok. E poi alla fine deve spaccare, cioè se adesso. Cioè, se tipo la punchline. La punchline? Che tipo la bambina si gira e dice. E ha gli occhiali da sole la bambina, perché è una rapper. Ma no, la mucca. La mucca ha gli occhiali da sole, fa ride. Riprendendo che c'è. La bambina ha gli occhiali o la mucca ha gli occhiali? La mucca ha gli occhiali? Ha fatto mumu. Ha fatto mumu. La mucca con gli occhiali. Geniale. Ha fatto mumu. La mucca con gli occhiali. È arrivata un'altra. Gli è piaciuta molto. Ha detto mumu, la mucca con gli occhiali. Fantastica. Santè. Il te. Sì, Sant'Anna. Mi hanno chiamato l'altro ieri. Pure questi vogliono il jingle. Come può essere un jingle? Santè. No. Buonissimo te. Non ha molte caratteristiche questo, non è normale. Te di Sant'Anna è buono. Te di Sant'Anna è buono, okay. No, deve essere più. Sì, è possibile che il te non abbia nessuna caratteristica. Ma che te, cioè, è te. È solo il te di Sant'Anna. Però deve essere tipo il cavallo di battaglia di Sant'Anna. No, in realtà no, perché è l'acqua Sant'Anna. Però deve essere una cosa propositiva. Cioè tu devi come se offrissi il tè alle persone. Vuoi un po' di te, Sant'Anna? No, secondo me deve essere un jingle tipo in loop. Vuoi un po' di te, Sant'Anna? Tipo senti che te, senti? Ah, ok, tipo, senti che te. Senti che te. Sant'Anna. Senti, Santè, si chiama Santè. Ah, già cioè Santè perché è il te di Sant'Anna. Sì, esatto. Geniale. Quindi facciamo tipo, senti che te, Santè. Senti che te. E poi come continua? Non c'è cazzo sto te, è normale. Senti che te, Santè. Senti che te, Santè. Senti che te, Santè. Senti che te, Santè. E poi all'infinito così. È bella. È bellissima. Cioè, se suona bene, no? Prova ad ascoltarla. È tipo musica classica. Senti che te, Santè. È godibile, senti che te Santè. All'infinito, non ti annoia? Ma mai! Mai! Ma come facciamo lo spot? Che ci mettiamo? I robot? Non mi ricordo che c'era uno spot. Senti che te Santè. Vabbè, mettiamoci i robot. I robot. Ma sti cazzi, senti che buffo. Cioè, senti che Santè. Chi lo dice? Dai, andiamo. Lo dice il robot. Andiamo a cena, infatti.